È stata l'immensa Simona Ventura la testimonial della festa per i 20 anni del centro commerciale Valdichienti di Piedrippa di Macerata. La showgirl bolognese ha tagliato la grande torta di uno storico anniversario per uno dei primi centri sorti a livello regionale. La forza del Valdichienti è stata quella di avere un forte legame col territorio, è stata anche quella di aver creato, oltre alle offerte dei negozi che per conto loro, con le loro diverse merceologie, con tutta la loro capacità più legata all'aspetto commerciale, però oltre a quello noi come gestione abbiamo messo un plus, che è quello di dare sempre un motivo in più per venire qui al centro commerciale. Parlo di animazioni, parlo di iniziative, parlo di cose che sono state fatte con le scuole, con le associazioni sportive, le associazioni culturali. Abbiamo sostenuto e abbracciato diverse cose fatte nella zona, adesso senza che le nomini tutte, che sono tante e anche importanti, e abbiamo anche, ripeto, fatto delle iniziative che hanno coinvolto le persone che poi sono anche i nostri clienti, facendole venire qui al centro, e quindi questo secondo me è stato la filosofia vincente. La domenica di festa al centro ha anche visto la premiazione dei 20 finalisti del concorso Qual Buon 20, con assegnazione dei fortunati clienti di stupendi premi come console PS4, smartphone, Mega TV Color, weekend in capitali europei e 4 card del valore di 500 euro l'una. Super Simona Ventura! Poi il ciclone Simona Ventura, che si è resa disponibilissima a centinaia di foto e selfie con il numeroso pubblico in galleria. È sempre un piacere, sempre una... avere tante persone che ti vogliono bene, uno deve ovviamente essere, io sono molto orgogliosa di tutto questo perché è un amore infinito quello che mi lega alle persone delle province italiane, quando faccio queste cose mi riempio di energia positiva. La Ventura, che ha da poco festeggiato il 18° compleanno del figlio Giacomo Bettarini, è reduce dal grande successo della trasmissione Temptation Island ed è da sempre legata alla nostra regione. Eh sì, compleanno di Valdichienti, compleanno 18° di mio figlio Giacomo, insomma è stato veramente fantastico. Il rapporto è strettissimo, devo dire che ho fatto un sacco di convention, un sacco di serate molto tempo fa. Adesso ho molti amici qui e ci torno sempre volentieri. Non ultimo Andrea Zenga, che era Osimo qui, quindi voglio dire, è sempre uno dei miei ragazzi che seguo con affetto. Adesso mi godo il successo di Temptation Island VIP e stiamo decidendo per il 2019. Chiudiamo il nostro speciale ancora con il direttore Tittarelli, che guarda avanti con il Valdichienti, pronto a nuove sfide future. Ma le sfide per il futuro sono quelle di rimanere al passo con i tempi, sono quelle di rimanere attrattivi per la clientela, sono quelle di offrire sempre delle grandi opportunità per lo shopping e anche per il tempo libero, perché lo ricordo, i centri commerciali, soprattutto questo, diventano anche dei luoghi dove trascorrere il tempo, e se ben gestiti, mi permetto di dire, sono anche dei luoghi dove uno può trovare, dicevo prima, dei motivi per andare e per fare delle cose al di là degli acquisti. Quindi sarà continuare a garantire questa filosofia e portarla avanti.